sono Gigius e oggi riprendiamo Mega Star Force 2 per X Ninja. Anche se io in realtà, povero Cristo, devo tornare indietro e non passando per di qua sicuramente. Allora, cosa andremo a fare oggi? Andremo a spulciarci un attimino Auriga e Apollo Flame, perché sono anche loro più o meno stazionari. Nel frammentare, perché di fatto è sulla strada, voglio vedere quanti zeni mi dà Apollo Flame IF, perché se conviene io mi metterei a farmare lui piuttosto che farmare, che ne so, tipo Kung Fu Kid normale, perché so che ogni IF ci può dare tot zeni, no? Se noi però per strada battiamo anche Dark Phantom, Auriga, cioè scusate, Dark Phantom, Kung Fu Kid, cose di questo tipo, già il numero di zeni che abbiamo aumenta. Prima che io faccia una cagata ve lo dico immediatamente, ragazzi, dobbiamo andare al Vortex e trasformarsi, altrimenti succede un casino. Della serie che io ritorno a la Sonda, non la Sonda, Loch Ness, ok. Prima cosa. Seconda cosa, volevo dirvi che nello scorso episodio, non so se l'avete visto, nella sezione schede di YouTube, ho lasciato un questionario per voi, un sondaggio, diciamolo così. Volevo sapere se volevate che continuasse a raccogliere le mega, però ho ricevuto un paio di risposte. E mi dicevano di continuare a raccogliere le mega con degli episodi. Va bene per me, se non l'avete ancora fatto e volete farlo, è nello scorso episodio, sarà lì per sempre. Però serve indicativamente a me per sapere cosa fare. E infatti eccoci qua. Come vedete abbiamo di fronte a noi Dark Phantom IF. Allora, se stavate pensando di ingabolare il gioco e di pensare per caso di raccogliere le special in questo modo, vi sbagliate di grosso. Infatti gli IF non groppano carte. Volevate voi lezzi? No, purtroppo gli IF non droppano le loro carte. Quindi l'unica cosa che possiamo fare con questi boss è farmarli. Ora, quanto convenga non lo so, perché non sono facilissimi da far fuori gli IF. Però dovrebbero in teoria darci di più di un Kung Fu Kid Special, per esempio, che per assurdo è il boss che dà di più in tutto, cioè è lo special che dà di più in tutto special spaziale. Ho salvato di prima di questo bel simpatico, sai che non lo so, sapete che non lo so, ovviamente in base al tempo che lo battiamo dalla lame nate varie abbiamo un grado di eliminazione migliore, quindi ci danno anche più sordi, non i sordi, Vuoi cercare di fargli tanto male questo boss. E se sto avendo difficoltà con Dark Phantom, potete capire la situazione con Auriga e Apollo Flame. Volevi leggere? Volevi ancora leggersi? Siamo partiti male, ma... Ehi! Pure contrattacco alla fine, donna! Vediamo quanto ci dà! Che schifo! Che schifo! No, non ne vale mai nella vita la pena di formare gli F! E io pensavo che fosse una cosa interessante... No! Non è ancora abbastanza? Combattiamo! Dovresti essere un EX tu adesso, no? Infatti sì, è un EX. Nella migliore delle ipotesi, sto tizio ci dropperà una EX. Che non è malissimo, se ci pensate. Però... Perché non ti becca? E non riesco a distruggere le cose. No! Voi potete capire quanto è stressante prendere la specie di queste cose? Già buono se mi droppa la base all'inizio. Boom Roma anche a me.
non mi fa danno. Ha un qualcosa di bugato con la mossa, eh? Sono stupido, sì, lo ammetto. Quella me la potevo risparmiare. La smetti! Seriamente! Mi fai a colpirmi, non mi vedi? No, 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 no. Ah, interessante. Gemini Black è passa attraverso. E infatti la base mi ha dato, ma va più che bene. Come vedete, questi boss sono semi stazionari, perché l'ho battuto e se n'è andato. Ok, faccio un attimo un tentativo veloce con Cookie. Magari l'IF mi dà tanti zeni. Cioè, perché già il normale dà più zeni. Ve l'ho detto, dei boss stazionari è il migliore da fare. Magari è il migliore dell'IF, non lo so. Sicuramente, se dobbiamo mettere, forse Apollo Flame è il migliore da farmare. Ma farmare Apollo Flame adesso non mi sembra esattamente convenientissimo. Cioè, rapporto guadagno male inflitto è un po' elevato. È 2180, no, presuppongo che il migliore fosse da formare sia veramente base, in quanto a rapporto potenza zeni. Allora, volevo arrivare fino a qui, perché questa porta si aprirà a colui che sconfiggerà tutte le persone M del mondo perduto. E non l'abbiamo fatto, quindi Mega un esame del mondo mistero e vi riceverà carta rottura Rover. Ragazzi, la carta rottura Rover è una giga. Eccola qui, rottura Rover, 450. Ed è anche fighissima. Peccato che se vogliamo mettere, come dicevo, mi è scritto rispetto a Valanga, su Apollo Flame non ha molto senso. È molto più figa di Valanga, mi pare moltissimo, però non ne vale la pena con Apollo Flame. Allora, dopo non si sa quanto tempo ho raggiunto Apollo Flame. Problemone grosso. Lui è molto più forte di me. Fatti sotto. Perché oltre a essere lei è pure ex. E tutto qua. 2600 punti. Quanta sofferenza c'è nel mio futuro. Io direi di fare così e li tiriamo giù forse. Sì, dobbiamo tirare giù. Ora che è paralizzato Valanga, che gli fa il doppio, quindi 800 punti. Perfetto, ora che è congelato Gemini, perché il pugno di Gemini fa il doppio. Perfetto. E ora qualcosa di libero. Lo sono tornati. Ho equipaggiato il colpo K. In teoria, se sono davvero bravo, dovrebbe comunque darmi la sua carta peculiare. Il problema è che Apollo è stronzo.
Guardatelo come si propose dietro. Mi sa che questo non è. Potrei provare. Oh no, non ce l'ho fatta. Tre attacchi! Oh. What? No, mi sa. Eravamo partiti così dannatamente bene. Non è possibile. Ma guardate, guarda come mi fa. Mi accontenterei anche della base per adesso, eh? Ed è morto. A proposito in base. Mi accontento, sono più che contento. Dov'è? A proposito in base. 190 di carta. Cioè ragazzi, fa più di Cancer proprio speciale. Cioè rendetevi conto di quanto è fatta questa carta. E poi si posso mettere più in teoria di. Spada Berserk non mi convince di tanto, ma di tante volte muoio per quello. Sto dicendo ragazzi, io faccio più di Cancer Bubble Special solo con Apollo Film normale. È una cosa schifosa. Allora, cosa potremmo fare ancora adesso? Beh, potremmo andare a ribatterli in teoria. Ma ragazzi, ritengo che non siamo ancora pronti per fare tale cosa. In teoria dovremmo iniziare a battere i primi boss mega, ma in questo episodio proprio non ho tempo per oggi di star qua e mettermi a farmare Kung Fu Kid, perché di base è questo che dovrei fare io adesso, farmare Kung Fu Kid. Problema, non ho tempo in questo istante, non ne vale la pena. Sarebbe un episodio che uscirebbe di fretta probabilmente, e Kung Fu Kid l'avete già visto. No, non mi piace, preferisco fare un episodio che duri un pochino di meno, questo, e per l'appunto lasciare le altre cose ai prossimi episodi. Ragazzi, io comunque vi invito a sostenere la serie. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, se vi piace iscrivetevi. Nel prossimo episodio di Mega Man io adesso devo registrare ancora un altro episodio di Mega Man, e quindi non mi metterò a formare di certo Kung Fu Kid, perché come vi ho detto, la settimana che state vedendo questo video io sarò a Boston. Esattamente, io sono partito sabato. Quindi ho bisogno di registrare un altro episodio per lunedì che torno, perché ritorno e ho delle verifiche. Sì, mi vogliono decisamente male per farmi ritornare da Buff sabato prossimo e studiare. Vabbè, quelli sono dettagli miei, comunque. Ragazzi, quindi vi metterò a registrare un episodio un po' particolare. Se vi è piaciuto, quindi lasciate un commento, se vi piace iscrivetevi, e noi ci vediamo in un prossimo video. Quindi, bella ragazzi!